Ciao a tutti e benvenuti su Software Undercover. Io sono Darkplay e oggi recensisco questo zaino tattico della Miltec da 36 litri vegetato. Incominciamo, come sempre, con qualche caratteristica principale dello zaino. Lo zaino può contenere 36 litri di equipaggiamento o di roba che ci volete mettere dentro. È in colorazione vegetato, pesa 1,6 kg e le sue dimensioni sono 51 cm x 29 cm x 28 cm, che è quando è alla sua massima apertura, mentre quando è completamente chiuso, come vedete, è veramente piccolo, cioè si compatta bene e quindi può essere trasportato facilmente quando è vuoto, e sarà sui, non so, 3, 4, 5 cm in così gli spallacci. Poi iniziamo ad analizzare le tasche di questo tattico. Troviamo subito una mini tasca utility qua in cima con queste molto comode zip, che sono veramente veramente grosse e mi danno molta sicurezza nell'aprirle. E qui troviamo la tasca utility, che è poco più grande di una mano, dove ci si può mettere le cose più piccole da raggiungere, magari più che c'è bisogno di raggiungerle più facilmente. Qui ci sono i passanti molle, quindi si può aggiungere altre tasche. Questa invece è un'altra tasca che è, diciamo, il doppio di questa. Troviamo questa mini taschina organizer per penne, blocchi note, su così, e in teoria qua è impermeabile. Adesso non so se dalla zip passa l'acqua, probabilmente sì, però sarebbe una stupidata, quindi non lo so, magari no, magari sì, lo dovrei provare. Scrivetemelo nei commenti se voi lo sapete, perché io sono ignorante. Comunque, quindi questa è la seconda tasca frontale, che comunque è molto spaziosa, ci si può bombarla bene e lei si chiude lo stesso. Passiamo adesso a vedere queste fast clip, che sono delle normali fast clip in plastica e sembrano abbastanza solide, cioè che non si rompono subito, e tirandole in questa maniera possiamo andare a, adesso io l'avevo già tirate, facciamo così, tirandole in questa maniera possiamo compattare bene lo zainetto per far sì che se magari non è pieno non traballi troppo e ce lo possiamo mettere sulle spalle, o come dicevo prima, per trasportarlo più facilmente quando magari è vuoto, possiamo tirare bene questi lacci per mantenerlo bello compatto. Sotto qui abbiamo altri due laccetti che ai quali si può attaccare qualsiasi cosa. Tipo, io avevo pensato di attaccarci un sacco a pelo, perché comunque dovrebbero essere abbastanza grandi. Il mio sacco a pelo qua dentro non ci sta, però magari un sacco a pelo un po' più piccolo, non so se magari non ci sta, però qualcosa altro, tipo, a me può essere utile per trasportare un cavalletto per la videocamera. Per quanto riguarda invece le tasche un po' più interne, quando è completamente pieno, per raggiungerle più facilmente basta staccare queste zip senza stare a sfilare i laccetti, e troviamo la prima tasca più interna, che è questa, che non arriva fino in fondo ma si ferma qui, e al suo interno può ospitare un enorme carico, sempre, come vedete da qua, impermeabile. E troviamo un'altra tasca organizer con questi qua un po' più grossi di quella di prima. La tasca invece più grossa, che è quella dove in teoria andrebbero messi i vestiti e robe varie, è questa qui, che anch'essa presenta i passanti molle,
siamo sul fianco del tattico, dello zaino, sempre con queste enormi zip. Andiamo ad aprirla per vedere il suo interno. Come vedete, molto spaziosa, perché è praticamente le mie dita della mano. Infatti lo zaino può trasportare a una capacità di 36 litri. E qui troviamo, quindi sempre impermeabile, questa altra taschina, un po' più piccola per mettere degli oggetti che magari non servono subito da prendere, come quelli che vanno messi là, ma sono piccoli, non vanno persi nei vestiti. Mentre di qui abbiamo questa taschina a rete da quest'altra parte. Comunque, se voi lo riempite un po' di più di queste quattro dita e mezzo, comunque lui, diciamo che si schiaccia un po', diventa un po' più cicciotto, però comunque tiene bene anche se voi lo riempite un po' di più. Passando dietro invece abbiamo, vabbè, il maniglione di trasporto, l'etichetta che ci indica che il prodotto è Miltech, e poi troviamo lo schienale, veramente imbottito, molto comodo, in teoria penso che sia anche tessuto piuttosto traspirante, e ha un'ennesima tasca a strappo molto solida nella quale si può inserire una Camelback. Facendo in realtà un veloce paragone, questa che è da 2,5 litri non ci sta perché ne esce un pezzettino, quindi bisognerebbe prendere quelle un po' più piccole, da magari un litro e mezzo o due, oppure quelle così, che qua ci stanno molto bene. Per quanto riguarda gli spallacci, invece sono molto ben imbottiti, molto morbidi, confortevoli, anch'essi con passanti molle e con questi passanti per magari o il tubo del Camelback o per attaccarci i moschettoni o qualsiasi altra roba. C'è la cintura qui per la vita, per tenerlo più saldo. C'era un altro pezzo, è andato perso perché l'ho staccato probabilmente, ora non mi ricordo più, c'ha un po' di tempo sto zainetto, però comunque è una normale clip esattamente come le altre. Prezzo 35 euro, quindi neanche troppo, anzi direi che è abbastanza al risparmio, e mi sembra veramente un ottimo zainetto, più che altro per il trasporto, ovviamente non da usarlo durante i game perché 36 litri di roba addosso, lo userei di più diciamo come una valigetta utilizzabile per 3 giorni, quindi ci sta dentro la roba da 3 giorni, ci sta dentro la roba da 3 giorni, e sì, la colorazione, il pattern non è neanche male. Io ve lo consiglio, e per questa recensione è tutto. Vi ricordo di visitare la mia pagina Facebook, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciare un like al video se vi sono stato utile. Noi ci rivediamo martedì prossimo e ciao.